Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con un video haul, però questa volta è dedicato alla casa, perché sono stata sia da IKEA che da Maison du Monde sabato con il mio ragazzo. Abbiamo comprato qualcosina e quindi volevo farvi vedere cosa abbiamo preso. Partiamo con Maison du Monde. Da Maison du Monde abbiamo preso giusto tre cosine, due a saldo e una non, cose che comunque sia servivano e vi faccio vedere. Prima cosa che ho preso è questa candela, che ho scritto Have a Dream, con questo tappino rosato. Come vedete ha un bollino rosso. Il bollino rosso stava ad indicare che gli oggetti erano scontati al 50%, mentre gli oggetti in cui trovavi un bollino giallo mi pare era il meno 30%. Comunque la candelina è così. Ha un profumo delicatissimo, spettacolare. Credo che la metterò in camera da letto. Questa costava 4,99 ma con lo sconto l'ho pagata 2,45. Molto carina. Poi abbiamo trovato tra le cose a sconto questo attaccapanni. Anche questo ci serviva perché non l'avevamo a casa. Questo va attaccato al muro. Come vedete anche questo ha un bollino rosso, costava 24,99 ma con lo sconto l'abbiamo pagato 12,45 euro. L'ultima cosa che abbiamo preso è questo barattolo per il caffè, c'è scritto coffee, bellissime le scritte, è in ceramica, il tappo in zucchero, ermetico, si chiude benissimo e niente, qua penso di metterci le cialdine per il caffè, per la macchinetta del caffè, perché altrimenti tocca lasciarle in quelle scatoline, sono bruttine e poi occupano molto spazio. Questo però non c'era lo sconto, questo l'ho pagato 12,99. Passiamo a IKEA. A IKEA abbiamo speso in tutto 31,05 euro. Abbiamo preso questo tappetino qua, con scritto Welcome, da mettere, vabbè, fuori la porta, anche questo ci serviva. Perché abbiamo sempre quello del Natale. Questo l'abbiamo pagato 5,95 euro. Poi abbiamo preso i soliti tovaglioni di carta, sono 100 e li abbiamo pagati 1,95 euro. Poi abbiamo preso questa sveglia, cioè il mio ragazzo gli serviva perché non ce l'ha di sveglia, usa il telefono normalmente. Questa l'abbiamo pagata 9,95 euro. L'abbiamo presa nera, altrimenti c'era un altro colore, mi pare blu o azzurrino. Abbiamo preso le pile, 2,50 euro. Poi abbiamo preso queste etichette qua, per i barattoli. Abbiamo pagato 1,95 euro. Poi abbiamo preso il dispenser per metterci i saponi per le mani da mettere in bagno. Di questo blu, altrimenti anche questo c'era un altro colore, che non mi ricordo, comunque era più chiaro. Insieme c'era anche il porta spazzolini, ma quelli non l'abbiamo preso, abbiamo preso solo questo. Questo abbiamo pagato 5,50. Abbiamo preso questo barattolo che ho intenzione, che si apre così, ho intenzione di metterci il sale, solito discorso per le cialdine del caffè, non mi piace lasciarlo dentro la confezione del sale normale, è più carino così. Comunque dopo ci metterò l'etichetta con scritto appunto sale fino, sale grosso, quello che ci metterò. Questa l'abbiamo pagata 2,50 euro. Per finire abbiamo sono già aperti perché l'abbiamo assaggiati. Abbiamo voluto prendere questi biscottini qua, pagati 95 centesimi, sono quelli praticamente al cioccolato, non sono granché, anzi diciamo con sanno di nulla. Questo video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi tanti like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!